Care amiche e cari amici, Alessandro Antico della Nazione è ancora con voi per un'altra puntata della nostra storia, delle storie del Medioevo e del Rinascimento. Oggi parliamo di musica. Siamo alla Biblioteca Medicea Laurenziana, dove ci è stato consentito di vedere, di farvi vedere un documento importantissimo e preziosissimo per la musica di quel tempo, la musica del 300, il Codice Squarcialupi. Sinteticamente è una raccolta di brani musicali, esagrammi, brani scritti con partiture, appartengono a vari autori, soprattutto del 300, fiorentino ma non solo, anche Bologna, anche Perugia. C'è Francesco Landini, che è un famoso interprete e esecutore della musica dell'epoca. C'è Andrea da Firenze, Lorenzo da Firenze, Gherardello, Niccolò da Perugia e anche altri artisti. Questo volume, che è conservato appunto qui alla Biblioteca Medicea Laurenziana, appartiene ad Antonio Squarcialupi, che era un organista della famiglia dei Medici. È importantissimo questo codice perché è il repertorio più completo di musica profana del 300, contiene circa 352 componimenti, di cui 150 noti esclusivamente da questo manoscritto, quindi è veramente un pezzo unico. Il codice Squarcialupi, la musica, l'Ars Nova. La musica, potremmo dire, un azzardo, pop, leggera, del 300.